Io penso che questo progetto, i Twinning, sia stato importante perché ha creato un nuovo modo di pensare e di vedere la scuola. Con l'uso di diverse tecnologie e metodologie si è voluti uscire dalla classe tradizionale per entrare nel vivo, cioè realizzare un prodotto che porti a un obiettivo, che crei però un'attività collaborativa tra i ragazzi. I ragazzi si sono collegati anche con altre realtà e questo l'hanno fatto con gioia, con l'aiuto dei loro docenti e appunto con queste nuove tecniche che si trovano nella piattaforma eTwinning. Ed è stato anche un momento importante per gli altri docenti perché hanno compreso che si può fare scuola in una maniera diversa, gioiosa, ma non per questo meno impegnativa. Il progetto Frankenstein nasce da un'idea piuttosto originale, direi, visto che durante il tempo, insomma, in generale, dragoni, chimere, mostri marini hanno sempre un po' fatto parte dell'immaginario collettivo. Questa cosa ha fatto nascere l'idea di far lavorare i ragazzi per smitizzare queste paure ancestrali. I ragazzi hanno lavorato con varie attività e gli obiettivi sono sempre stati chiari fin da subito, perché oltre alle competenze strettamente linguistiche ed espressive, hanno sviluppato anche le cosiddette competenze trasversali, perché si sono messi in gioco e si sono effettivamente rapportati tra di loro, sono riusciti proprio a abbattere quei muri, quelle barriere tipiche dell'adolescenza, per cui sono riusciti a creare relazioni anche con i compagni stranieri. Abbiamo utilizzato moltissimo i collegamenti via web, abbiamo creato gruppi WhatsApp di tutti gli insegnanti con la massima collaborazione, con i vari gruppi utilizzando le varie applicazioni dal sito appunto eTwinning, abbiamo collaborato moltissimo, devo dire personalmente ho anche imparato a lavorare in maniera fattiva e organizzata e questo ha avuto una ricaduta positiva anche nei ragazzi. Adesso per loro diventa naturale comunicare cooperativamente. Il progetto Frankenstein è stato molto denso, molto intenso, è durato l'intero anno scolastico e ha visto la collaborazione e il coordinamento tra docenti e studenti in tutte le fasi del progetto in modo capillare. Sono cresciuta molto come docente e ringrazio i miei colleghi di questa bellissima opportunità. eTwinning mi ha aiutato molto ad entrare in contatto con nuove persone, una nuova cultura e ad aprirmi anche proprio alla lingua. L'attività che mi è piaciuta di più è stata forse la creazione del nostro mostro, diciamo, con le parti del corpo dei vari partecipanti, diciamo sia della Spagna che dell'Italia, perché ha permesso di appunto fare amicizia e magari fare anche un'attività divertente che potesse aiutarci a relazionarci. Un'attività che sicuramente mi è piaciuta moltissimo è stato il debate, grazie a cui sono riuscita ad aprirmi con i compagni spagnoli. Ho scoperto che so appunto destreggiarmi con una lingua che non è la mia e parlando di argomenti di qualsiasi tipo. Abbiamo fatto diversi lavori di gruppo con ragazzi sia dalla Spagna che dall'Italia e abbiamo lavorato quindi in gruppo e abbiamo stretto diverse amicizie. Ho stretto dei buoni rapporti con dei ragazzi e delle ragazze che tuttora sento attraverso i social come Instagram o su WhatsApp. Abbiamo un gruppo dove parliamo, non dico tutti i giorni, ma quasi. La cosa che mi è maggiormente piaciuta è stato prima di tutto collaborare insieme agli altri ragazzi per creare per esempio i loghi oppure per creare dei mini video. Per la prima volta mi sono trovata a dover argomentare con delle persone madrelingua e che quindi erano sicuramente avvantaggiate rispetto a noi. Però alla fine il risultato è stato ottimo e quindi sono stata contenta di quello che sono riuscita a fare.